Con mister Roberto Floris, questo 1-1 qui a Genova con il Ligorna di fatto non cambia nulla per quanto riguarda la classifica, una partita che ha detto tanto nell'arco di due tempi, tu come ce la racconti? Ma dispiace perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo stati in vantaggio per il 90% della partita e poi questa disattenzione ci è costato un po' il pareggio, però una buona prestazione dei miei ragazzi e andiamo avanti così. Un Ligorna che nei primi 5-10 minuti del primo tempo insomma ha spinto forte, poi Vraga è cresciuto secondo me minuto dopo minuto, è andato in crescendo, ha trovato il gol. Nel secondo tempo forse insomma mollato un pochettino i ritmi, non lo so, cosa ci dici? Ma no, è normale che una squadra che sia in svantaggio attacchi di più, penso che tolto le disattenzioni che adesso a questo punto sono già in diverse partite e ci stanno costando un po' di punti, però ripeto, abbiamo fatto un'ottima prestazione. Ti chiedo, dato che sono arrivi freschi, insomma, gli innesti di Gregory e di Marchisone, quanto possono dare all'interno del gruppo? Ma sicuramente se abbiamo scelto di approfondire con questi due giocatori, penso che siano molto utili per questa squadra. Allora, adesso Braille e Gorna che si troveranno di nuovo di fronte, è un doppio incontro ravvicinato, no? È una cosa anche un po' inusuale, no? Se vuoi, Roberto. Sì, mercoledì riaffronteremo questa squadra, una squadra importante, una squadra difficile da giocarci contro, per questo mi dispiace, perché comunque abbiamo fatto una buona prestazione oggi. Però comunque Braille viene via con un punto e che di fatto rimane comunque nelle parti importanti della classifica. Sì, ripeto, sono soddisfatto della prestazione, però questi errori ci stanno costando cari, perché adesso sono già 3 o 4 partite che succedono, ma evidentemente sono anche dei limiti.